Ora invece, prima tappa dei nostri finalisti ci porta in Campania, nella regione Campania, quindi invito qui a sedersi accanto a me Fabiana Anastasio. Grazie Fabiana di essere con noi. Allora, noi parliamo di guida per orientarsi, una guida per orientarsi. Perché l'idea di questo diabetico guida? Nasce l'idea del diabetico guida, non nasce sicuramente con questo progetto, perché 30 anni fa la legge 115 dell'87, la legge nazionale, già prevedeva la figura del diabetico che in qualche modo potesse aiutare altri pazienti ad imparare a suggerire ad altri pazienti le strategie per convivere meglio con la malattia. Allora, noi abbiamo deciso, sì, Fabiana, di andare a vedere proprio ogni regione, l'abbiamo visitata e ora vi vogliamo far vedere che cosa abbiamo visto proprio nei luoghi dove voi poi realizzerete questi progetti. Quindi il primo video ci porta dalle tue parti, ci porta in Regione Campania, ci riporta a Napoli, all'ospedale Cardarelli, e vediamo il video e poi lo commentiamo insieme al comitato. Benvenuti a Napoli, siamo davanti alla struttura del Cardarelli, dove ha sede l'associazione GIDA, che ha presentato il progetto finalista nelle 5 innovazioni. Questo progetto, il diabetico guida, nasce da una constatazione fatta negli anni di volontariato dell'assoluta necessità da parte del paziente diabetico di ricevere informazioni fondamentali per la gestione della propria malattia nella quotidianità. Ha preso parte a questo progetto 15 pazienti diabetici e si è articolato in due moduli di educazione terapeutica frontale, quindi si è trattato l'argomento del diabete, le complicanze, la gestione delle variazioni glicemiche, quindi con piccole correzioni della glicemia, il piede diabetico e brevi cenni sulle nuove tecnologie. Alla fine di un percorso formativo, il paziente che ha partecipato a questi corsi riceverà un attestato di paziente tutor. L'obiettivo finale è quello che il paziente così formato venga poi riconosciuto dal Servizio Sanitario Regionale. Siamo nell'ospedale Cardarelli e nel nostro reparto siamo impegnati a trattare i pazienti diabetici a tutti i livelli. La nostra attività è sia un'attività di ricovero con trattamenti ospedalieri, attività di die ospite, attività ambulatoriali. Ci siamo impegnati in questo progetto che parte in collaborazione con l'Associazione dei Diabetici, con la FAND. Abbiamo deciso di portare avanti dei corsi di formazione per diabetici formatori che dovranno appunto impegnarsi nell'affiancamento delle strutture sanitarie. Noi ci siamo già impegnati a fare alcuni di questi corsi per formazione di diabetici guida e intendiamo farne sempre di più e selezionare un gruppo sempre più formato di pazienti. Ma la innovatività del nostro progetto è quello di spingere perché i formatori dopo si impegnino materialmente a portare avanti dei sottoprogetti. Formare una persona esclusivamente per avere un titolo di formatore penso proprio che non serva assolutamente a niente. Il nostro progetto probabilmente è particolare per questo, perché non si ferma alla formazione, si ferma alla formulazione di un progetto e quindi formazione mirata. Speriamo di vincere, in bocca al lupo, va, arrivederci da Napoli. Noi coinvolgiamo subito il comitato e nella persona della dottoressa Paola Pisanti, presidente Commissione Nazionale sul Diabete. Perché avete scelto di ricordare tra i 5 finalisti questo progetto napoletano? Allora, innanzitutto è in linea con quello che abbiamo
così voluto dare come messaggio nel Piano Nazionale del Diabete. Noi stiamo cercando di monitorare l'applicazione di questo piano e quindi per noi è molto importante capire come a livello poi operativo le cose si stanno attuando. E una delle cose importanti del piano è proprio quello del nuovo ruolo dell'associazionismo, un associazionismo che non è soltanto partecipativo nei momenti decisionali, non è soltanto quello che ci esprime il bisogno delle persone, ma un associazionismo che assume un nuovo ruolo nel percorso di cura del paziente, senza sovrapporsi naturalmente a quello che è il ruolo specialistico dei medici di medicina generale o degli specialisti, ma che serva per rinforzare il messaggio da dare al paziente. E quindi questo progetto è una visione futura di come deve essere un servizio sanitario che non è soltanto sanitario, ma deve avere nell'associazionismo un ruolo di forza e di partecipazione completa per dare alle persone con patologia quello che manca: il momento della conoscenza della patologia e quindi di quanto la patologia possa pesare se non ben curata, il momento dell'accettazione dello stato nuovo di patologia, ma soprattutto capire che cambiando i comportamenti dello stile di vita, ma soprattutto nell'aderenza terapeutica, vive bene la persona, vive meglio la comunità e anche il servizio sanitario. Cioè, ci sono dei riflessi positivi all'interno della comunità e anche sul sistema sanitario sicuramente nazionale. Sicuramente. Grazie Pisanti. Per convincere, ammesso che ci sia bisogno, il nostro comitato, che cosa si sente di dire? Perché è di valore questo progetto per voi che l'avete costruito? Dunque, è di valore perché nasce dalla constatazione. In realtà io ho pensato a questa possibilità per il paziente, perché in qualche modo i dati, parlo della Campania, ma i dati chiaramente sono esportabili più o meno a tutte le altre regioni. Un tasso, un'incidenza di complicanze disastrosa significherà qualcosa. Allora, non c'è più da parte del servizio sanitario regionale, voglio parlare della mia regione per essere sicura, d'accordo, dei dati che di cui dispongo, non c'è più da parte della regione la capacità a livello proprio di sistema sanitario nazionale, di persone che lavorano per il sistema sanitario nazionale, di informare la platea di pazienti che cresce a dismisura, da 0 a 100 anni. E questo è un servizio a supporto. Serve un supporto a tutto questo. Andremo poi nella regione, perché avremo la seconda parte dedicata proprio al collegamento con le regioni. Grazie del suo intervento, grazie mille.